Trattandosi di argomento che mi è molto a cuore, come ho più volte detto, certo. Così mi viene da dire che forse andrebbe fatta però una riflessione su quanto poi in realtà faccia bene ai bambini sostare tre anni in attesa di recuperare un rapporto con la famiglia, o quanto non sia meglio magari darlo a chi è lì che attende da anni e che forse potrebbe trasmettere una sicurezza più continua piuttosto che... Ma questo però è questo è un discorso... È giustissimo, un discorso molto ampio. Adozione e affidamento sono le alternative a una situazione disfunzionale della famiglia. Però decidere se è, diciamo, è il caso di aprire un'adottabilità, di andare in adozione, è anche questo un momento molto... complesso. Che andrebbe, ecco, diciamo così, accelerato, secondo me, sicuramente nel processo. Anche ecco, secondo mettiamola me. Così, per il bene dei bambini. Anche parlo secondo sempre me. Anche per secondo il bene me. Dei bambini. Allora, noi adesso stiamo per ascoltare la storia di Patrizia, sottratta a sua madre quando aveva pochi mesi. Incredibilmente oggi Patrizia si ritrova a vivere lo stesso dolore della mamma. E allora la salutiamo. Buongiorno a Patrizia. Benvenuta. Allora, Patrizia ha un figlio di 17 anni. Di 7 anni, scusi Patrizia, è troppo giovane per avere un figlio di 17 anni. E fino a poco tempo fa vivevate tutti e tre insieme con il suo compagno in Tunisia, giusto? Sì. Perché lì si era trasferito il suo compagno. Poi il suo compagno decide, con il suo compagno decidete di separarvi. Che succede a quel punto, Patrizia? Ma la decisione non è stata una decisione di separazione, piuttosto è stata una scelta obbligata per una condizione che in Tunisia non dava più nessuna garanzia per quanto riguardava la crescita e anche la formazione scolastica di mio figlio, di nostro figlio. Allorché dopo diversi tentativi da parte della sottoscritta di far comprendere la necessità di un rientro in Italia, non per parlare male della Tunisia, io non voglio essere assolutamente fraintesa, ci sono delle grandi opportunità all'estero, però se c'è una grande opportunità anche nel proprio paese d'origine, io credo che nel rispetto di quelli che sono i diritti fondamentali dei bambini, crescere nel proprio ambiente, con la propria cultura, sia essenzialmente importante. Quindi questa è stata una scelta sofferta da parte mia, in parte condivisa, in parte no, ed è da questo che è nato un conflitto che poi ha assunto dimensioni imbarazzanti, perché poi ci tengo a precisare, noi non eravamo sposati e ci siamo trovati a dover essere in qualche modo analizzati, studiati in un contesto, anche in un tribunale dei minorenni, proprio perché c'era un contenzioso che diventava sempre più alto, sempre più alto. Nonostante fosse data sempre la garanzia a nostro figlio di essere assolutamente al di fuori di questo contenzioso, perché il rispetto della bigenitorialità è importante. E questa è una cosa che tutti devono comprendere, tutti devono condividere, anche laddove ci sono dei conflitti. Perché è importante che mamma e papà, anche se litigano, si facciano vedere mamma e papà dal proprio figlio, poi il resto sono cose che vanno da sé. Quindi noi ci siamo trovati alla fine ad affrontare una consulenza tecnica d'ufficio con un primo tutto decreto. Questo perché siete arrivati ad una consulenza tecnica? Cioè com'è che la situazione è degenerata fino a questo punto? Io quando sono rientrata in Italia, ovviamente tutti gli anni si prescriveva alla scuola il piccolo. Ho anche previsto un aiuto a livello psicologico, perché per quanto poco mamma e papà non vivevano più insieme, per quanto poco si cambiava di nuovo paese, anche se Davide era frequente alle visite ai nonni materni e paterni in Italia, perché lo accompagnavo spesso, ogni 2 o 3 mesi si stava qui, e ho iniziato un percorso anche a livello psicologico per lui, in un sostegno che tra l'altro ho affidato proprio ai servizi sociali, gli stessi servizi che poi si sono occupati in ultima battuta del nostro caso. E il 29 di settembre del 2008 ho previsto una visita neuropsichiatrica per mio figlio per contestualizzare il suo profilo psicologico in una situazione che comunque era di disagio, ma un disagio controllato, un disagio che vedeva i genitori attenti a questo aspetto. Da lì la sorpresa di una telefonata la domenica, dopo un po' di volte che il papà era venuto a trovarlo in Italia, il sabato mi telefona e mi dice: Davide ha sonno, sta dormendo, ci vediamo domani mattina. L'indomani invece era in Tunisia.
quindi lui è rientrato in Tunisia. È rientrato in Tunisia. Io mi sono molto arrabbiata, poi ho cercato di parlare perché probabilmente ho detto questo gesto così forte, in qualche modo è rappresentativo di un grande affetto. Cerchiamo di collaborare, cerchiamo di venire a capo prima di inasprire un contenzioso che io gli dicevo vedrai che non porterà nulla di buono, perché non sono assolutamente per i contenziosi, io sono per la collaborazione, per andare a fondo delle cose, per capirle, con l'amore che si deve dare a un figlio. Da lì una serie di atti, io mi ritrovo con un atto depositato il giorno dopo, quindi il lunedì vado da un avvocato e vedo che c'è un ricorso per l'affido esclusivo in cui si fanno delle denunce molto pesanti, perché si parla di crisi psichiatriche laddove io invece ho un angioma cerebrale e soffro di epilessia. Si parla di assunzione di psicofarmaci laddove io prendo Tegretol da anni, che comunque non ha nulla a che vedere col tempo del Medioevo delle streghe, l'epilessia. L'epilessia è una malattia riconosciuta, sono anche seguita da un famoso neurologo e ho portato a testimonianza per dire guarda, non è vero, non attacchiamoci a questo, andiamo avanti. Succede che c'è un primo decreto che viene ribaltato immediatamente perché è un decreto che stabiliva che tutti e tre dovevamo rientrare in Tunisia. Il bambino da lì viene affidato ai servizi sociali, viene riportato nel frattempo in Italia, chiedo scusa, a dicembre, si termina la CTU a fine gennaio, questa CTU dà un esito che non viene ovviamente portato avanti, c'è un nuovo decreto dove si stabilisce che praticamente i servizi sociali avevano in affido mio figlio che era domiciliato presso di me e sono stati poi stabiliti degli incontri protetti con il padre, un'ora ogni 15 giorni. Io non voglio addentrarmi troppo nello specifico di quelli che sono i miei pensieri circa il papà di Davide, perché continuo a credere e a sperare che nulla di quello di cui temiamo sia successo. E veramente vorrei potergli dire mettiti una mano sul cuore, diamo una mano a nostro figlio, cerchiamo di incontrare la nostra bigenitorialità, anche adesso, non è mai troppo tardi. Quello che volevo dire poi rispetto a un contesto dove anche il dottor Izzo, mi pare si chiami, sì, ha parlato, io apprezzo enormemente le sue parole, come condivido in pieno anche quello che ha detto la Presidente, la dottoressa Cavallo. Ci sono dei tribunali che lavorano bene, ci sono degli assistenti sociali che lavorano bene. Io sono qui a parlare del mio caso, mi dispiace se è unico, se è considerato tale, per me è importante perché è mio figlio.